Vent'anni. Sono 20 anni che combattiamo questa guerra, è inammissibile. Ah. Ho mandato 5 governatori in Libia negli ultimi 5 anni. No! Non tollero che la logica militare del fascismo possa essere compromessa! Dobbiamo difendere l'onore della nostra gloriosa patria. Contro chi combattiamo? Predoni del deserto, fantasmi. Voglio che ogni resistenza venga annientata e che il capo dei ribelli venga catturato. Come si chiama? Omar Mokhtar. Come? Omar Mokhtar. Omar Mokhtar. Lei sa, generale, che abbiamo inviato dei coloni laggiù, contadini del sud, che ci costano come se li avessimo alloggiati nel più lussuoso dei grand hotel, perciò ovviamente c'è qualcosa che abbiamo sbagliato. No. Io non tollero che un manipolo di beduini arresti il progresso di 40 milioni di italiani. Le affido la Libia, generale. Sono certo che il suo nome li spaventerà. Mi impegnerò a soffocare la resistenza, mio duce. Con ferrea volontà e con la coscienza di un militare. Cosa faceva Mokhtar prima di diventare un ribelle? Era un insegnante, duce. Un insegnante? Sì. Anch'io lo sono stato. Stia attento, non voglio che faccia la fine dei 5 che l'hanno preceduta. È pericoloso, ricordi? Ebbene, sono un uomo che ama l'azione. Lei non mi deluderà. Generale! Mi porti Mokhtar, vivo o morto?